Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Europa Universalis 4 con la Serbia. Allora, ci eravamo inviscati in questa guerra serbo-bosniaca, che in realtà è iniziata dalla Bosnia per conquistare Dubrovnik, che nel frattempo l'avevamo presa noi, l'abbiamo messa sotto vassalli, sotto vassallaggio, e ciò ha portato che la Serbia dovesse difendere Ragusa contro appunto la Bosnia, e i due vecchi alleati sono diventati ora nemici. Siamo in una situazione in cui intanto qui continuano a passeggiare bruciandosi manpower, come non si dica, attenzione, stavo appunto dicendo che stanno continuando a passeggiare i nostri amici di Savoia, Venezia e Papastete, che più ne ha più ne metta, e Venezia ha fatto la sua mossa. Venezia, wow, ha fatto tanti bei danni. Ha rilasciato la Achaea, ha tagliato praticamente la regione di Anabolu dagli ottomani, che però ora non sono più in guerra con nessuno, e si sono ripresi Albania, l'Epiro, Atene, e si sono tenuti Negroponte. Siamo i prossimi sulla striscia, Venezia vuole avere il controllo di tutto l'Adriatico e quasi l'ha ottenuto dalla parte, diciamo, balcanica, e non sarà qualcosa di facile, non so, dovremmo tenere d'occhio i nostri amici veneziani e gli faremo la festa anche a loro, non vi preoccupate. Noi intanto eravamo, adesso finalmente non ci passeggeranno più in mezzo 2000 cristiani, ci hanno fondato anche restate della flotta, ne sono accorto adesso, vabbè. Noi eravamo rimasti qui, che non sappiamo se schiantarci di testa proprio, ma proprio di testa, contro i bosniaci, oppure andare a prenderci Dubrovnik. Io direi che è giunta l'ora di mettere alla prova il nostro esercito, vedere se sono veramente degli uomini duri, se sono degli uomini serbi veri, di cui veramente Mihajlovic possa andare fiero, anche più che ne metta. Vediamo se possiamo dare un piccolo boost alla nostra la disciplina 100, non si può toccare, land è al 3, morale al 3 non è che sia tantissimo, vediamo se di stizza la nobiltà può fare qualcosa, se chiamiamo una dieta, tanto abbiamo 45 di prestigio, ne prendiamo 5, land mantiene smanify. Vabbè, clero, cos'è che vorrebbero? Dobbiamo dargli 13, vabbè, non possiamo, vabbè, ok, vabbè, ragazzi. It's now or never. Andiamoci, scantiamo. Magari non a livello di velocità 4, ragazzi. Looming disaster. Ah, colpo aristocratico, eh. Oh, misericordia, come ha fatto? Allora, qua mi prende di me, qua perde 20 di loyalty. Bisogna che bisogna smanettare. Allora, eh sì. No, la loyalty è 64. 15 di influenza, che è questa. Ai. Ok. Allora, la dieta rimane fino al 1491. La menzionata novità è 485. Oh, misericordia. Allora, sopra l'80 c'è un rischio. Vabbè, gestiamola dopo. Iniziamo a vedere che qui stiamo vincendo alla grandissima. Bene, bene, bene. Schiantiamo di tutti. Come morale siamo un cicinino migliore. Niente di che. Però noi adesso andremo a... Intanto abbiamo schiantato questi. Probabilmente andranno a Tarvunia, noi li inseguiamo, o meglio in Bosnia molto probabilmente. No, continuiamo a UM. Sì. Andiamo in Bosnia adesso. Vediamo per una...
Pace Bianca non l'accetterebbero neanche di pochissimo. Vabbè. Facciamo così, liberiamo Dubrovnik, dai, che è War Goal. E abbiamo anche l'assist delle navi ragusane. Ecco, vediamo se li abbiamo attirati. Questa è Hills, sì, li abbiamo attirati. Bene, 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 bene. Bene, bene, si sono fatti ma infinocchiare come pochi. Squish, signori, squish. Perfetto. Allora, con lo squish fatto, io prendo una truppa da 1000, se ce n'è ancora una. Allora, ne prendo una da 1000, un cavallerizzo enorme qua, per fare la sede, dovrebbe andare bene comunque per fare la sede, perfetto. Così almeno gli togliamo un po' di posti di cui possano reclutare, infatti mi hanno già regalato i 1000 con quello di prima. Adesso necessita anche non 5 ma 4, va bene. Ok, siamo già al 6%. Diplomatic move, nuovo diplomatico 30, improve relations 10 di diplomatico, e l'Ungheria ci vuole meglio, certo, sì. Sì, sì, perché non posso guardare troppi confini tutti insieme. Tu vai a Eccoli qua. Venite, 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 venite. Scontiamo a metà strada, la Tarpunia. Si sa quanti scantava un'altra volta. Adesso che li portiamo qua, questa la rimandiamo di là. Ok, ok. Mischiamo gli eserciti. Tiriamo fuori i mercenari. Ah, beh, prima di farli distruggere, allora. Ah, oh, perfetto. Stavo andando. Stavo per distruggere i mercenari. Hanno fatto la loro ultima mossa. Ora siamo in positivo. Perfetto, perfetto. Il nostro cavalluccio marino lo riportiamo dentro. Vediamo se possiamo dare una tregua o forse no. Continuiamo a scantargli la gente, dai. Oh, questo è rischio, 4.000 contro 5.000, questo non... Sono andati prima loro, infatti. Che rischio, che rischio. Ok. Che rischio. No, aspetta, no. Se vuoi fare la pace, la faccio io. Allora, Bosnia. Io non vorrei conquistarti, però mi stai spingendo a farlo, ti dirò. Io lo vorrei prendere come vassallo, 55%, 55% di war score, quindi basterebbe prendere sopra in Bosnia, la Bosnia. Vediamo se ci fa una donazione, i Bulgars, 16 ducati e mezzo, 21 di loan. Polonia e Napoli, no grazie, nessuna delle due. Perfetto. Frena. Vediamo se adesso accettano di entrare i nostri vassalli, la nostra generosa offerta. No? Di? Would result in Bosnia decision of vassalization, let on fork, or a peace offer. E niente, questi non hanno capito niente. Dubrovnik ora abbiamo liberato, non hanno più i war goal. Loro stavano liberandosi la loro capitale per niente, tanto che subiscono nuovamente. No, non ne voglio più tirare sulle le tasse di guerra, perché vorrei che questa guerra finisse adesso. Sì, manca poco. Vabbè, andiamo avanti. No, non dividiamo a metà, niente, mettiamolo così, noi andiamo avanti, vediamo se così accettano. Perfetto, ok, allora diventano i nostri vassalli, io gli direi di
estorcere di quanto meno denaro possibile. 24. Give up claim qua non ci interessa. Send the money. Ok, signori. Perfetto, cosa è successo in questo episodio? Che ci siamo andati a prendere una buona parte dei Balcani. Indirettamente è sotto il nostro potere. Allora, Ragusa Liberty Design del 69%. Per quale motivo? Allora, se andiamo a fare... Perché 69%? Perché è entrata anche la Bosnia. Allora... Placchetto Corruler, meno 20 di prestigio. Vabbè, li teniamo d'occhio, io... Vediamo come comportarci. Allora, perfettissimo. Tiriamo giù assolutamente spese di militari. Sì, sì, tiriamo giù tutte. Tiriamo giù il forte, sperando che i nostri amici non ci vengano a rompere le balle. Bene, 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 signori. Allora, vediamo che manca poco alla fine del nostro episodio. Allora, sì, ce lo ricorda anche mio figlio, che manca poco. Allora, c'è la Chia che potrebbe essere un valido, seppur piccolo, alleato. Sono anche loro ortodossi. Potremmo già iniziare a migliorare le relazioni. Con i lituani siamo già, con i moscoviti siamo già a posto. Però vabbè, ci teniamo il blocco polacco-lituano per adesso. E miglioriamo le relazioni anche con loro, per forza. Per forza. Non ha too few rivals. Ok, dobbiamo gestire queste tre cose. Il colpo aristocratico. Sì, no, 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 proprio. Il colpo di Ragusa. Sì, il colpo di Ragusa. La Liberty Design di Ragusa. Che a questo punto la andiamo ad azzerare in questa maniera. La andiamo ad azzerare in questa maniera. Perché non ci voglio pensare, 49 di prestigio, dai, non avevamo più neanche 50. Placate Rocker Rulers. Andiamo a 9. Ora sotto il 10% e basta. Vediamo se... A questo punto incrementiamo la nostra armata. Incrementiamo la nostra armata arrivando al limite, 9, 10, 11. 9... Quindi diventano 7, 8. E tiriamo su le tasse di guerra per, cioè le tasse di guerra, l'army maintenance per riportare su i nostri militari. Abbiamo pochi rivali, abbiamo la Vallacchia. Ci andiamo a prendere Venezia. Austria. Rivale Venezia, ottomani. Polonia. Rivali. Ungheria, Boemia, Crimea e Moscave. Potremmo metterci come rivale Venezia. E cosa vi faremo? Sì, 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 sì. Ok. Venezia. Ok, devo passare così. Perfetto. Ok, disloyal, we can humiliate our rivals. Ok, noi stiamo tirando su il nostro, le nostre armate a discapito della nostra economia. Neanche tanto, neanche tanto. Dai, vediamo come sono messe. Loro 11. Mi chiedo, questo Liberty Design è così alto da cosa sia dovuto? Opinion of Serbia. Trust of Serbia durante the reputation. Events and promise defection. Sta diminuendo. Sta diminuendo, e se gli diamo... Se facciamo Plechetto Galures ancora... È la 48. Ok, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto e dobbiamo tenere d'occhio questa cosa. Io sinceramente è abbastanza poco omogenea la situazione. Dobbiamo tenerla d'occhio, però adesso sono tornati a essere loyal.
Esatto, tutte e due. Ok, fa niente, abbiamo perso prima su Venezia, sull'Albania. Comunque, il mondo ora è un po' più colorato dalla parte ottomana. C'è Venezia, la parte dei Balcani veneziani. C'è l'Achaia che è tornata in auge dopo la liberazione da parte di Venezia del blocco cristiano, tra molte virgolette, comandato da come se fosse un'ultima crociata contro gli ottomani, dal Papa stesso. Noi abbiamo fatto un po' di casino andando a prenderci Ragusa, mettendola come vassallo, entrando nella guerra contro la Bosnia e mettendocela come vassallo. Dobbiamo gestire adesso il periodo subito dopo la guerra, è un po' complicato da gestire con i vassallaggi, comunque. Potremmo anche dare lo status di marca a Ragusa, che poco ci fa. Potremmo poi tanto toglierlo successivamente. Abbiamo i favori necessari per andare ad ammazzulare gli ottomani, a mio modo di vedere. Vabbè, Achea, aspetta un secondo. Poland does not resemble, ma se ci potevi chiamare in guerra, scusami, che mi stai a dì? Che ne ho 9? Ne ho 9. E devo migliorare le relazioni che sono un po' basse, non me ne sono accorto, vabbè. Comunque, quindi tra 1 o 2 anni dovremo riuscire ad ottenere l'ultimo favore necessario per chiamare i polacchi contro gli ottomani, comunque contro chiunque ci parerà davanti a noi. La penisola è abbastanza frammentata a nord, a sud molto più omogenea, molto più composta da Napoli, blocco napoletano, blocco papale, la Toscana e poi qui Genova, abbiamo già mangiato Milano che ormai è pochissimo Milano, è solo Milano, Milano e Cremona, Parma che è stata liberata, Mantova, Ferrara e Venezia. La mossa diplomatica di mettere come rivali veneziani ci ha portato sicuramente più favore degli austriaci, perché siamo enemy of enemy, più uno al mese. Abbiamo un'aggressive expansion che dobbiamo tenere sotto controllo, secondo il mio modo di vedere. Magari lo vediamo tipo subito, diplomatic coalition. Allora, meno 20, meno 18, meno 8, meno 18 anche con loro, meno 18, beh, meno 18, sì, saremo tranquilli per un attimino, poi diciamo che la nostra mossa militare l'abbiamo compiuta. Magari mettiamoci la coalition qua dentro, anche quella dell'opinion, che mi interessa. Madonna, tutto giallo. Dice, ci odiano dove ci vedono un po' peggio, un po' meglio. I polacchi ci vogliono tanto tanto bene, di Tonek anche. Sì, anche Moscovite, hai visto? Mio figlio approva. Approva. Comunque, nel prossimo episodio vedremo di stare un pochino più tranquilli. Vediamo sta mappa che mi sta uccidendo gli occhi. E vediamo di consolidare le nostre ultime conquiste. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like, un commento e iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!